soprattutto quella delle persone. Ormai il sistema sanitario italiano da molto tempo che ha difficoltà, il personale è sotto stress, lo sappiamo vedere perfettamente, e abbiamo chiesto di togliere un limite che abbiamo. La spesa per il personale nel 2018 deve essere uguale a quella del 2004, ridotta dell'1,4%. Occorre una norma per poter abbattere questa soglia, perché le regioni possono anche assumere. Questo quindi fa saltare il turnover, il blocco del turnover. Cioè, questa diventa una questione fondamentale, perché tutte le altre questioni sono collegate evidentemente alla mancanza di personale. Devo dire che il Ministro ha dato una disponibilità su questo, cioè nella prima occasione legislativa di mettere una norma che fa saltare questo limite. Dipende però dal Ministero dell'Economia sostanzialmente. Beh, io mi pare apprezzo che il Ministro ha dichiarato che il Ministero della Sanità non si sente commissariato dal Ministero dell'Economia, quindi ha dimostrato che una certa autonomia, è chiaro che bisogna farlo. Così come siamo rimasti anche contenti del fatto, soddisfatti del fatto, di un intervento che intende assumere per quanto riguarda la formazione dei medici. Abbiamo detto al Ministro, tutti gli assessori, siamo intervenuti veramente tutti, che in tutte le regioni stiamo registrando carenze di specialisti e in alcuni ospedali non riusciamo ad avere medici, non riusciamo ad avere anestesisti. È chiaro che questa situazione, se continua, vuol dire che c'è un abbandono delle sanità nelle zone magari più esterne, tutto a prevalenza delle grandi città. Questa operazione qui richiede sostanzialmente di fare una cosa molto semplice. Bisogna finanziare, non è una grande cifra, 2.600 borse di studio in più velocemente, incominciando e scegliendo soprattutto quelle professioni dove c'è una necessità, come dire, il Ministro su questo ha dato disponibilità. Abbiamo parlato di molte cose, abbiamo parlato dei punti di contatto, come anche sul fondo sanitario, abbiamo parlato di un adeguamento del fondo sanitario ai cambiamenti. Le risorse? Beh, il Ministro deciderà evidentemente, il Governo deciderà, però io credo di poter dire che questo incontro è stato sicuramente utile. Ci siamo lasciati con un impegno a incontrarci, mi incontrerò con il Ministro per definire anche le modalità per cui tutte le questioni che abbiamo affrontato le possiamo affrontare anche in termini politici istituzionali. Cioè noi vogliamo collaborare, cioè non siamo contro il Ministro, anzi lavoriamo per la stessa comunità. E 2.000 borse già in questo esame?